Rieccoci qui insieme ad Emilio Puricelli dalla Lounge Goldsman per commentare in diretta la finale Italian Champions Tour a categoria a squadre livello sport. Vediamo già in campo per il team Goldsman Riccardo Pisani con Seronera. Riccardo Pisani, il nostro testimonial. E la sua cavalla, una cavalla tedesca del 2012. E questa è una bella gara comunque, perché montano dei cavalieri importanti e ci sono delle belle coppie, per cui mi sa che viene veramente una bella gara tirata. Percorso impegnativo comunque, non è proprio facile, 145 all'altezza. E vediamo, seguiamo con Riccardo Pisani il percorso, che inizia con un verticale a diagonale, 7 tempi per l'Oxer, verticale, 6 tempi per il blu, c'è la linea di 2 Oxer adesso sempre a 5 tempi. Perfetto, ricordiamo che conta la somma delle penalità e dei tempi dei due componenti la squadra. L'Oxer, adesso c'è la combinazione, la doppia gabbia, l'ingresso, Oxer, verticale, sono 12 salti. Verticale, 5 tempi, Oxer rustico e verticale finale. Oxer finale, pardon. 74-70, ottimo tempo, percorso netto per il nostro Riccardo Pisani, Seronera. Diciamo che il team Goldsman ha iniziato bene, adesso toccherà Paolo Paini, vediamo. Esatto, Paolo Paini in sella Ten Ten, cavallo italiano del 2007. Va verso il primo salto Paolo. 7 tempi, facile, ben fatti, composto, verticale e 6 tempi, gira leggermente all'interno per la linea dei due Oxer, bellissimo percorso fino a questo momento. Vedete come alleggerisce sul salto e anche salta molto bene Ten Ten. Attenzione alla combinazione, che è sempre un salto difficile, tre elementi, verticale. Devo dire che sta montando con molta sicurezza, però non è molto veloce, attenzione sempre ai tempi. Qui ha toccato leggermente, non c'è l'errore. Oxer rustico e 12 Oxer finale, distanza difficile, la rimediata all'ultima, bravo Paolo. Wow, percorso netto anche per Paolo Paini e Ten Ten in un tempo di 76-12. Partito alla grande per il team Goldsman questa finale di Italian Champions Tour, un bel netto. Hanno un piede in barrage. La nostra squadra. Hanno un piede in barrage. Prossima squadra inquadrata, Regno Verde Narni, squadra di Gianluca Quondam con Giacomo Casadei e Antonino Sottile. E parte Giacomo in sella Philou van de Kraushove Zet, maschio
dal Belgio del 2011. Cavallo con il quale ha vinto il campionato italiano Young Rider quest'anno a settembre. Hanno un bel impegno, due percorsi da fare assolutamente senza errori per accedere al barrage. Sette tempi, toccato leggermente la prima barriera dell'Oxer. Sei tempi facili. Bene, l'Oxer con facilità, vedete, senza scomporsi, composto, lascia saltare il cavallo. Un po' di controllo per il verticale e con tutta la calma possibile supera anche l'Oxer. Adesso la combinazione, e fare attenzione un pochino al tempo, non esagerare, rallentare. Verticale, cinque tempi, aiuta per salire un po' il cavallo. E infatti l'ho detto, ha esagerato col tempo, col rallentare, c'è un sorpasso di due penalità per il tempo. Due penalità per il tempo, 82,08 i secondi registrati da Giacomo Casadei e Philou van de Kruijsehove. Giacomo adesso terza posizione e è la volta di Antonino Sottile in sella Wotan Gandalf, maschio tedesco del 2007. La partenza sul primo salto, superato anche l'Oxer. Sei tempi per i due verticali, anche lui sta andando un po' troppo piano. L'Oxer controlla per i cinque tempi, ben fatto. C'è errore posteriore sul verticale numero 7, che dunque si vanno a sommare alle due penalità di Giacomo. La doppia gabbia, rischiato l'errore sul primo, ha toccato il secondo. Cinque tempi per la spezzata, due errori e sorpasso di tempo. Errore ancora sul numero 12. 14 le penalità per Antonino Sottile e il suo Wotan Gandalf. Questo significa che la vittoria non andrà a questa squadra Regno Verde Narni. Abby Jumping, squadra di Alice Bertoli, che vediamo già inquadrata in sella Volskoi di Vallerano, maschio italiano del 2010. Alice si è piazzata terza e settima nella qualifica individuale durante le due qualifiche del giovedì e del venerdì, mentre la squadra ricevuto dei risultati non stra- l'obiettivo è di fare doppio netto, esatto, per andare al barrage contro la squadra della Goldsman. Vediamo se la squadra di Alice Bertoli c'è la B-Jumping. Qui rimette già un tempo,
verticale, sei tempi per l'altro verticale, va bene. E 5 tempi per i due oxer. Però anche lei si sta allargando e rallentando. Cavallo disunito, tra l'altro, nella girata. 8 tempi per l'oxer. La doppia gabbia entra piano con fatica, però salta bene Bolshoi. Verticale e 5 tempi, bellissimo salto qua, è al limite con il tempo massimo, attenzione, però qui ha ripreso ad andare, rimane giusta nel tempo. 75-55, percorso netto per Bertoli Alice. Neanche troppo lenta, perché si mette adesso in seconda posizione provvisoria e tocca adesso ad Antonio Campanelli con Cornet Rouge, una femmina tedesca del 2010. Allora deve emulare la sua compagna di squadra con un secondo percorso netto per andare al barrage. Verticale. Primo ox della linea. Superato, va bene. Verticale numero 7 e l'ox. La doppia gabbia all'ingresso, c'è errore sul secondo elemento, la seconda barriera dell'ox, dunque c'è già un 4. Adesso sta andando un pochino più veloce per concludere il percorso. È nel tempo. Antonio Campanelli, 4 le penalità registrate, 74-49 il tempo. Questo significa che non ci sarà il barrage neanche per loro. Attenzione adesso perché c'è una squadra fortissima. Sì, squadra fortissima, quella di Cavalleria Toscana, che si è piazzata seconda nel primo giro di qualifiche e ha vinto il secondo giro con Emanuele Gaudiano e Roberto Previtali. Parte subito Emanuele con Crack Ballou, maschio tedesco del 2012. Superato il primo salto da Emanuele, un po' vicino al secondo, ha rischiato, che ha toccato leggermente. Adesso sta saltando molto meglio. L'oxer, controllo i 5 tempi per il secondo oxer. Verticale 7 superato, e qui ha dato veramente un'ottima risposta al cavallo, posteriore altissimo. Vediamo la combinazione, che è sempre l'ostacolo più difficile, tocca il verticale di uscita senza errore. Cinque tempi, rimane l'ultimo ostacolo.
e dunque c'è percorso netto. Percorso netto 76-09, il tempo per Emanuele Gaudiano e Crack Palù. E adesso tocca a Roberto Previtali. Roberto Previtali con Belline de Bouval, femmina francese del 2011. Comincia a farsi veramente interessante la gara. Superato l'Oxer. Qua si gioca il barrage. Verticale. Controlla per i cinque tempi. Vediamo l'Ox numero 8. Superato. La doppia gabbia che rimane sempre l'ostacolo più difficile. Vediamo l'ingresso. Toccato leggermente e l'uscita. Senza errori. Quei tempi, ultimo salto. E c'è lo zero, dunque ci avremo un concorrente. Avremo un concorrente, Roberto Previtali, 74 e 60, rimane senza penalità e quindi si qualifica anche Cavalleria Toscana per il jump off, quindi jump off assicurato. Abbiamo due squadre con zero errori per il momento, Cavalleria Toscana e Goldspan. In campo adesso Jumping Verona Team con Guido Franchi e Akasha, femmina del 2008, femmina tedesca, Holsteiner. Guido Franchi ha vinto ieri la classifica individuale nell'Italian Champions Tour, secondo giro di qualifiche, e la loro squadra, quella di Jumping Verona, è arrivata terza. Ultima squadra in campo, anche questa decisamente una squadra forte. C'è però l'errore subito al numero 2, dunque niente barrage per il Jumping Verona Team. Continua nel suo percorso senza altri problemi, va all'interno qui per il verticale. Secondo errore, cavallo che non ha probabilmente ben capito la larghezza del salto. Adesso supera bene la doppia gabbia. Con 8 penalità sono quarti. E 5 tempi per l'Ox, rimane l'ultimo ostacolo. È nel tempo Guido Franchi. E così la prova di Akasha del caporale maggiore Guido Franchi. 8 le penalità per Guido Franchi e Akasha, 74-98 il loro tempo, e a sto punto è assicurato, sarà un barrage a 2. Sì. Cavalleria Toscana che si scontra con la squadra Goldspan. Molto probabilmente Riccardo Pisani contro Emanuele Gaudiano. Vediamo. Vediamo cosa deciderà il tutto caposquadra. Tutto in avvenire, intanto Nico Lupino con Crossing Jordan R, cavalla tedesca del 2011. Nico ha vinto la classifica individuale nella prima giornata di qualifiche dell'Italian Champions Tour, ieri è arrivato dodicesimo. L'Oxer, bene.
al momento sono quarti in classifica, non devono superare le 16 penalità i due cavalieri, perché 16 c'è il regno verde. Errore a doppia gabbia, due errori, sono 16 anche loro adesso qui, però il regno verde sono decisamente molto lenti, per cui rimangono quarti in classifica, quinto regno verde. Se non commette altri errori, attenzione, aspettiamo a finire di vedere il percorso. Supera l'Oxer, sì, è nel tempo. 8 e 8, 16. Ma per la somma dei tempi sono quarti in classifica. E dunque andiamo a vedere cosa succederà al barrage. Barrage, cambio del percorso. E vediamo, aspettiamo chi ci manderanno delle rispettive squadre. Una battaglia a due, Cavalleria Toscana RG Team contro Gold Span. Pisani con Sero Nera. Primo ad entrare in questo barrage, quindi più difficile il suo compito, quello di portare a casa la vittoria. Beh certo, chi parte secondo ha il vantaggio di vedere cosa fa l'avversario. Tanto Riccardo sta guardando il campo per vedere di trovare la strada più breve e mettere in difficoltà il suo avversario del Jumping Verona Team. La partenza verticale, l'Ox però troppo vicino, c'è l'errore. La combinazione, va bene all'interno per il verticale, 5 tempi, secondo errore però, si è spostata un po' in parabola la cavalla. Sono 8 penalità. Però non abbiamo il tempo, purtroppo non ci segnalano il tempo, vediamo, comunque con 8 penalità dà un bel vantaggio alla squadra avversaria, che può pensare a andare più tranquilla, assicurarsi il percorso netto e avere anche... E anche qui ho vinto io. Bravissimo. No, io non ho detto niente lì, ho detto vedremo. Emanuele Gaudiano con Crack Balù. Questo è un cavallo che fa le gare 1,50 m, per cui tutto è, in questo momento va dalla parte della squadra del Jumping Verona Team, ma scusa, del... Sì, ma sono veramente le due Cavalleria squadre... Toscana, Cavalleria Toscana, sì, è la squadra di Roberto Previtali e di Emanuele Gaudiano. Le due Gaudiano. Squadre migliori, perché entrambi hanno registrato una vittoria durante le qualifiche. Goldspan il primo giorno, Cavalleria Toscana il secondo. Però aspettiamo a vedere il risultato del campo, perché vedi che ha toccato anche lui leggermente la prima barriera. Siamo su degli ostacoli 45-50, non è proprio così facile. Supera la combinazione, questo è già un buon punto, non stringe per cercarsi rischi inutili, ha dato una bella ripresa al cavallo, l'ha messo diritto per l'altro, per l'Oxer rustico, siamo in zona traguardo e il campo dice che hanno vinto loro. Ovviamente zero le penalità per Emanuele Gaudiano e quindi la squadra di Cavalleria Toscana rimane proprio a quota zero. Vittoria meritata, 45-17 il tempo per Emanuele, però in questo momento non era neanche più tanto importante il tempo, ovviamente non bisognava passare, però era importante rimanere netti e lui ci è riuscito.
Vittoria quindi alla squadra di cavalleria toscana RG Team e seconda posizione per il Goldspan Team di Danilo Scagnoli. Terzo posto per la B Jumping, che avevano 4 penalità. A B Jumping di Alice Bertoli, e si conclude così una fantastica stagione di questo nuovo circuito a squadre, l'Italian Champions Tour. Noi adesso torniamo in studio nella nostra lounge Goldspan, che ci aspettano tantissime interviste. Dateci giusto un momento per cambiare qua le poltrone e torneremo con i nostri ospiti. A tra poco. Signori, ci siamo, cerimonia di premiazione, rientrano in campo i grandi e straordinari protagonisti che hanno portato le loro squadre nella finale 2021 di Italian Champions Tour categoria sport. E come sempre qui all'interno del Pala Volkswagen, un livello di sport equestre altissimo per un barrage veramente entusiasmante, dove la squadra numero uno è quella di Cavalleria Toscana RG Team. Il carabiniere Emanuele Gaudiano e il carabiniere Roberto Previtali insieme hanno portato la loro squadra a vincere la categoria sport di Italian Champions Tour. Il premio Regione Siciliana Assessorato Regionale Sport e Turismo, quest'oggi con noi la dottoressa Lucia Di Fatta, dirigente generale Assessorato Regionale Sport e Turismo, che consegna nelle mani dei due rappresentanti della squadra numero 1 Cavalleria Toscana RG Team la targa di Italian Champions Tour e lo zaino offerto dall'azienda Porrini come premio speciale ad entrambi i componenti della squadra vincitrice. Signori, un altro applauso a Emanuele Gaudiano e Roberto Previtali, che vincono questa finale. Quest'oggi la presenza del colonnello Gianni Cuneo, comandante del centro sportivo dei carabinieri ed ispettore del centro ippico dell'arma, consegnerà sia Emanuele Gaudiano che a Roberto Previtali la targa rappresentativa della carica di Pastengo, uno dei premi particolari e speciali che andranno nelle mani naturalmente dei due rappresentanti dell'arma dei carabinieri che hanno raggiunto i vertici della classifica finale di questa gara speciale, e li vedete insieme per una foto ricordo con la presenza del colonnello Gianni Cuneo insieme ai suoi ragazzi Emanuele Gaudiano e Roberto Previtali, che hanno vinto questa gara a squadre di Italian Champions Tour. Ma la classifica finale ed ufficiale vede alle spalle di Cavalleria Toscana RG Team ottenere la seconda posizione. Loro sono il team Goldspan. La seconda posizione della classifica finale con la consegna dei premi, la targa di Italian Champions Tour e lo zaino offerto dall'azienda Porrini sono naturalmente consegnate dalla dottoressa Lucia Di Fatta, con la presenza di Riccardo Pisani e Paolo Paini, che hanno rappresentato i colori di Goldspan. Al terzo posto, la terza posizione è quella di AB Team, capitanati da Alice Bertoli, che ne fa parte anche della squadra come rappresentante. Alice Bertoli e Antonio Campanelli raggiungono il terzo gradino del podio della classifica finale della categoria sport. Ed andiamo avanti, perché al quarto posto i colori sono quelli di Jumping Verona Team,
rappresentati dal caporal maggiore dell'esercito Guido Franchi e da Nico Lupino, insieme hanno raggiunto il quarto posto della classifica finale di Italian Champions Tour e ricevono la targa dalle mani della dottoressa Lucia Di Fatta, dirigente generale, assessorato regionale sport e turismo. Con il quinto posto invece abbiamo in premiazione il team Regno Verde Narni Jumping Team, con il carabiniere Giacomo Casadei e Antonino Sottile, che insieme hanno portato il loro team, la loro squadra, ad ottenere la quinta posizione della classifica finale. Bene signori, per andare, prima di andare a concludere la cerimonia di premiazione, andiamo a consegnare dei premi speciali e partiamo da quello a squadre nel livello sport. Per la migliore squadra della Coppa Italia, vedete che si è avvicinato il team manager della squadra, Matteo Giunti, perché a vincere il circuito sono Cavalleria Toscana RG Team. Insieme al team manager Matteo Giunti, i due patron del Cavalleria Toscana RG Team, Jonathan Sizia e Alessandro Ambrosino, per rappresentare i colori di Cavalleria Toscana RG Team, arriva Duccio Bartalucci, che consegna nelle mani del capo squadra Matteo Giunti e si congratula naturalmente con i due patron per quanto riguarda la vittoria del circuito Coppa Italia di Cavalleria Toscana RG Team. E così invece un altro dei premi speciali sarà quello rivolto a colui che ha vinto la classifica individuale del livello sport, e ad essere il numero uno di questa classifica è il caporal maggiore dell'esercito Simone Coata. E naturalmente con Simone Coata e la sua vittoria nella classifica finale ed individuale andiamo a chiudere quella che è la cerimonia di premiazione per quanto riguarda i premi speciali di quest'oggi, di questa mattina. Noi siamo pronti a concludere tutto con il giro d'onore finale, un giro d'onore che quest'oggi, questa mattina nel Pala Volkswagen guidano il team numero uno, Cavalleria Toscana RG Team. E vedete che i rappresentanti della squadra numero uno salutano il pubblico di Verona, Cavalleria Toscana RG Team, Emanuele Gaudiano, Roberto Previtali. Ci sono Riccardo Pisani, Paolo Paini per Goldspan, AB Team di Alice Bertoli, Antonio Campanelli, Guido Franchi e Nico Lupino, insieme a Giacomo Casadei e Antonino Sottile. Noi vi ringraziamo, concludiamo così la cerimonia di premiazione ricordandovi che a questo punto il Pala Volkswagen di Fiera Cavalli adesso si preparerà per la prima gara internazionale. Vedete che Uliano Vezzani in questo momento e il suo staff e i suoi assistenti stanno preparando il tracciato ed il percorso che tra pochi istanti verranno così ad affrontare i migliori cavalieri al mondo per l'edizione 2021 di Jumping Verona.